questo è un santuario della diocesi di San Giuseppe, perché lui ci intrattiene sempre con la gente, no? Io ho finito di dire così, ho già finito tutto, penso che sia una cosa molto importante, qui si sente, ecco bene, anche avere con noi il nostro cardinale che ci parla di San Giuseppe. Dicevo prima che è un santuario della diocesi, ci teniamo questo, dire che è un santuario della diocesi, e quindi credo che per tutta Bologna, io ho visto un pochettino di storia di questo santuario, dicono sempre che era pieno, no? Dopo la Madonna di San Luca c'era San Giuseppe, una cosa molto bella. Purtroppo siamo in questa situazione, però abbiamo il piacere appunto che il nostro cardinale venga in mezzo a noi a parlare di San Giuseppe. Vediamo, è uguale, un po' meglio. Io mi smaschero, tanto siamo a distanza. Dunque, grazie anche al nuovo padre guardiano, padre Ivano, eccolo, che è nuovo, un po' già usato, non è proprio nuovo. No, è un usato sicuro, ecco, quindi siamo tranquilli. Bene, io vi ringrazio di essere venuti, perché celebrare, poi dopo da qui andrò a Pieve di Cento, perché San Giuseppe è patrono, quindi dopo scappo e vado giù per celebrare con la parrocchia lì. Però essendo questo il santuario di San Giuseppe ed è un luogo così importante, non dico soltanto quindi per la vita parrocchiale, che so quanto è anche nella visita pastorale, ma anche in tante altre occasioni ho avuto il modo di vedere quanta vita c'è nella vostra comunità parrocchiale. Poi penso che dobbiamo crescere e dobbiamo capire le sfide a cui dobbiamo rispondere, ma non è soltanto un santuario, è veramente una comunità. E poi è anche un santuario. E questa doppia identità, una arricchisce l'altra, per cui c'è una vita, potremmo dire, come di una parrocchia qualsiasi, in più avete questa attrazione. Io forse la volta che ho visto di più il santuario è stato quando sono venute le reliquie di padre Leopoldo, quattro anni fa, che effettivamente mi ricordo quanta partecipazione, quanta devozione. E credo che veramente è anche un compito, direi, della comunità parrocchiale quello di aiutare, diciamo, la devozione a cui è sempre legato un santuario. E credo che qui uno incontra anche una comunità viva, quel di più che è la devozione trova anche una casa, una famiglia e quindi anche una risposta, perché la devozione è un aspetto importante della nostra fede che trova anche in tanti luoghi. Purtroppo l'unica vera devozione che c'è a Bologna è San Luca, direi, soprattutto. Un pochino al centro storico c'è, un pochino
ancora la Madonna della Pioggia, dove c'è un po' di devozione, c'era al Baraccano, ma ormai speriamo con il restauro, c'è ancora qualcuno che porta qualche... tanto non si sposa più nessuno, quelli che si sposano, i pochi che si sposano, eccetera, portano, vanno a pregare al Baraccano. E poi, non so, altre devozioni a Bologna, no, Bologna città. C'è la parrocchia del Santuario, un pochino anche Sant'Antonio. Poi Sant'Antonio indubbiamente anche un pochino, c'è anche un po' di devozione oltre la parola. E ci siete voi, dove un po' di devozione c'è. Bene, se avete la pazienza di ascoltarmi, vi dico quello che avevo pensato. Perché Papa Francesco ha scritto, ha proclamato quest'anno, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, ha chiesto che la Chiesa tutta rifletta per un anno proprio su San Giuseppe. Avete visto che nel nuovo Missale, nel canone, si ricorda Maria e Giuseppe suo sposo, non in tutte le preghiere eucaristiche, questo devo dire, non so perché ci sono alcune preghiere in cui invece non San Giuseppe decade, ma era stato proprio messo apposta, aggiunto San Giuseppe. Sono 150 anni dalla dichiarazione e, dice Papa Francesco, vorrei condividere con voi alcune riflessioni, io ne riporterò qualcuna, su quella straordinaria figura tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. Cioè, tale desiderio, cioè di riflettere assieme su San Giuseppe, è cresciuto durante questi mesi di pandemia. E ieri c'è stato il ricordo civile e anche religioso di tutti coloro che sono morti durante la pandemia. In Italia sono più di 100.000 persone ed è indubbiamente una cifra che non può, così non possiamo non sentire nostra e non accompagnare con la preghiera. E ne siamo ancora dentro. Cioè il combattimento contro il virus, come si vede, ma soprattutto come si vede negli ospedali, dove quasi non ci sono i posti per accogliere tutti quanti coloro che hanno bisogno delle cure ospedaliere, e siamo ancora pienamente nella battaglia per sconfiggere il virus. Allora lui diceva, io volevo a 150 anni dalla proclamazione di Giuseppe come San Giuseppe come patrono della Chiesa universale, la pandemia mi ha accentuato questo desiderio e lo spiega ed è già un primo motivo di riflessione tra di noi. Perché in mezzo alle crisi io, dice Papa Francesco, volevo che le nostre vite siano tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste, né nelle grandi passerelle dell'ultimo show. Io sono rimasto a Porta a Porta, ma mi dicono che ce ne stanno ancora parecchi, no? Dici, quelli no, io non mi interessano quelli lì, ma coloro che stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia, medici, infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie,
badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da soli. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza avendo cura di non seminare panico ma con responsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli e quotidiani come affrontare e attraversare una crisi, riadattando abitudini, alzando gli sguardi, stimolando la preghiera. Quante persone offrono e intercedono per il bene di tutti. Ed è la chiave è questa che adesso leggo. Tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti va una parola di riconoscimento e di gratitudine. È un po' la chiave di tutto l'anno che Papa Francesco ha chiesto su San Giuseppe. Quindi, dicendo, guardate, nella pandemia non sono, non so, i papaveroni, i pezzi grossi, quelli appunto che si fanno vedere, eccetera, eccetera. Ecco, ma è la gente ordinaria, e lui dice, quelli della seconda fila, quelli di una presenza discreta e nascosta, come San Giuseppe. E io trovo questo molto importante, perché qualche volta noi andiamo a cercare anche delle cose di Dio, quelli che al contrario hanno detto, hanno fatto, hanno... Giuseppe da un certo punto di vista fa pochissimo e pensa tutto se stesso in funzione di Maria e di Gesù e basta. Poi lo dirò dopo, non so se facciamo in tempo, perché voi sapete che non si riporta una parola di Giuseppe. Giuseppe non parla. Una volta che stavamo scherzando a Trastevere su questo, si sentì una voce femminile che disse: proprio come mio marito. Però quello era così, si vede dei problemi a casa con il marito, che si vede che insomma era un po' taciturno. Invece è importantissimo questo, perché potremmo dire che San Giuseppe è veramente l'uomo della parola. Le sue parole sono le parole di Dio, e non soltanto quindi l'ascolto, ma il metterla in pratica. È davvero l'uomo della parola, e non ci sono sue parole proprio ad indicare che tutta la sua vita viene, trova il suo compimento nella parola di Dio. E anche questo direi che è una seconda grande indicazione per noi, che spesso ci esercitiamo con le parole, spesso pensiamo che bastano quelle, curiamo l'apparenza e molto poco la sostanza. Ecco, ritorniamo un attimo sui santi, diciamo, degli uomini e le donne. In questo caso è chiaro che l'uomo è, come dire, le persone che della presenza quotidiana, discreta e nascosta. Davvero, questo sarebbe già dovremmo quasi fermarci qui, perché molte volte pensiamo che una presenza quotidiana, discreta e nascosta, potremmo dire umile, valga poco.
tanto più in una generazione come la nostra in cui vale quello che si vede, diciamo così, vale la prima fila e ognuno può trovare un pezzetto di prima fila in cui pensare di essere importante. Invece, giustamente, Papa Francesco dice, guardate, quelli che sono importanti sono quelli della seconda fila, quelli che lavorano, quelli che non si fanno vedere, quelli che non cercano, in termini evangelici, che non cercano la ricompensa, che lo fanno perché va fatto, che lo fanno perché è utile, che lo fanno perché vogliono bene e non per essere visti, no? Basta che vi ricordate come Gesù parla dei farisei e ci libera dal lievito dei farisei, che è quello per cui contano le cose che faccio vedere, i vestiti, i primi posti, no? Gesù condanna l'atteggiamento dei farisei e di ognuno di noi che dentro di sé c'ha un pezzetto di fariseo. Ecco, i santi della porta accanto, potremmo dire che San Giuseppe ci riporta a quella definizione. Vi ricordate, 3 anni fa Papa Francesco ha scritto un documento molto importante, io credo, che è quello, questa lettera, questa esortazione che si chiama Gaudete ed Exultate, che è sulla santità, che è molto importante anche per capire Papa Francesco, perché Papa Francesco ci vuole santi. Qualcuno dice, ma no, Papa Francesco gli interessa il sociale, e perché a noi no? Perché al cristiano può essere disinteressato non al sociale come una categoria astratta, al prossimo. Ma quel documento che è tutto sulla santità, che guardate che può sembrare una roba un po' antica, di quando eravamo, insomma, nessuno di noi è così giovane, quando eravamo giovani che addirittura volevamo farci santi, addirittura, cioè proprio quando eravamo giovani che ancora uno dice, ma guarda, ti devi far santo, dobbiamo farci santi. Non è che dice, vabbè, sono quelle cose, quando uno era giovane ancora un po' pensava di fare delle cose, poi dopo di che con la vita ci ha segnato, ci ha un po' così fatto capire che santi non possiamo esserlo, nemmeno di serie B, e quindi cerchiamo di fare il possibile. Dobbiamo farci santi, non facciamo il possibile, oppure aggiungeremo, tanto poi il Signore glielo spiego io e mi capirà. Certo che il Signore ci capisce, ma essere santi vuol dire essere pieni dell'amore di Dio. Quindi non è essere perfetti, è sempre la logica dei farisei, tendenzialmente quindi poi facendo finta, ma essere pieni con la nostra miseria, con le nostre contraddizioni, con le difficoltà, con le nostre cadute, col nostro peccato. I santi non, in genere è curioso, che poi uno più è santo e più capisce quanto è peccatore. Quando uno è un po' come tutti noi, veramente comincio da me medesimo, quando siamo un po' sul mediocre e ci accontentiamo di poco, no? Pensiamo, certo, però che vuoi, insomma, ecco, qualche volta mi ricordo sempre quando ero in parrocchia e quindi confessavo molto spesso, adesso praticamente quasi mai, che c'erano alcune persone che venivano, padre, insomma, sempre il solito, niente di che, e dico, che sei venuto a fare, se sei tanto convinto, cioè nel mediocre, è che uno che vuoi che sia, non niente, quando vogliamo bene, certo che ci accorgiamo del nostro peccato,
Ma è quando vogliamo bene che ci accorgiamo di più del nostro peccato. San Francesco, perché ci chiedeva sempre perdono, tanto che i confratelli dell'epoca, dei nostri beneamati padri cappuccini, sostanzialmente dicevano: padre Francesco, ma se tu sei il più grande peccatore della terra, e noi che siamo? Perché insomma si rendevano conto che padre Francesco era migliore, no? E se tu sei, lui diceva, io sono un grande peccatore, e dice, capirai, allora noi siamo fuori categoria. Ma lui amava, è per questo che sentiva il peccato, no? Ma santo non è non averlo, anzi, casomai accorgersene di più, casomai, è essere pieni dell'amore. Per questo dobbiamo farci santi. E San Giuseppe ci aiuta. Perché? E perché è, potremmo dire, un santo della porta accanto. Nella Gaudete Exsultate, sempre Papa Francesco dice: mi piace vedere la santità nel popolo di Dio, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e, guardate quanto è importante, sono un riflesso della presenza di Dio. O, per usare un'altra espressione, la classe media della santità. Ecco, diciamo, San Giuseppe, che potremmo dire è come discreto e nascosto, l'uomo della presenza quotidiana, ci aiuta a capire come essere santi. Mediante molti di loro si costruisce la vera storia. Nella notte più oscura sorgono i profeti e i santi. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò sarà svelato. La santità della porta accanto è una bella e importante espressione che ci aiuta a cercare la santità non nelle grandi cose, ma nella vita ordinaria, nell'essere appunto come San Giuseppe. Ecco, noi viviamo in un tempo di prova, indubbiamente, e credo che a maggior ragione in questo tempo di prova dobbiamo essere veramente dei cristiani. Cioè, è nei tempi della prova che si vedono i cristiani, eh? E ci mette alla prova nella solidarietà tra di noi, nella preghiera, in primo luogo direi, nell'amore tra di noi, ci mette alla prova. Questo tempo ci mette alla prova che se dobbiamo essere distanziati, e complimenti perché siete molto attenti, non dobbiamo esserlo nel cuore. Se dobbiamo cercare l'isolamento, non dobbiamo lasciare nessuno solo. È un tempo di prova. Anche Gesù, nel tempo della prova, cerca aiuto. Noi non la cerchiamo, potremmo dire, è la prova che ci cerca. A mio parere non è nemmeno Dio che ci mette alla prova. Qui sarebbe una riflessione che ogni tanto ritorna, ma è un castigo? Quello che stiamo vivendo è la prova che il mondo va a rotoli ed è un grande campanello che il nostro Signore suona per farci capire, diciamo così, che bisogna rigare dritti?
No, non mi ha tolto mio padre, mia madre, mio marito per farmi capire che devo rigare dritto. Tanti, come purtroppo spesso mi scrivono, che ancora pensano questo, poi chiaramente ci litigano. Oppure, come di fronte a un padre molto severo, accetto la severità, ma certamente non la capisco. Quello che è vero è che nella prova, questo sì, come Gesù, dobbiamo essere cristiani. Dobbiamo vincere la prova, non scappare. E lì sì, quindi, che c'è un cambiamento che ci è chiesto, che è un grande momento opportuno per affrontare il male, per essere cristiani, che vuol dire per essere pieni dell'amore di Dio e essere santi, cioè essere un riflesso dell'amore di Dio. E perché la sua volontà, che è una volontà di vita, non di morte, possa affermarsi anche attraverso di noi. Per cui nella prova, certo che dobbiamo testimoniare l'amore di Dio, l'amore che il Signore ci ha messo dentro. E l'amore ci rende grandi nelle cose piccole, cioè quei santi della porta accanto, della vita ordinaria, che compiono una cosa piccola, la suora che continua a sorridere, l'infermiere che mi ha tanto colpito, penso anche molti di voi probabilmente possono raccontare qualche storia a riguardo, sia personale sia di persone, di uomini, di persone che conosciute, conoscenti o parenti, che hanno affidato qualche gesto di tenerezza a infermieri, infermiere, medici, per dire, perché non potevano andare a trovare. E questo è stato importantissimo, no? E quello ci ha permesso di superare una distanza. Insomma, nella prova dobbiamo essere davvero cristiani. E nella prova questo ci chiede di convertirci, sì. Perché la conversione non è un sacrificio in più, ma la conversione è essere pieni dell'amore di Dio. Questa è la conversione. Anche qui molte volte noi pensiamo alla conversione come tirare un po' la cinghia. Ma noi tiriamo la cinghia non per tirare la cinghia, non per acquistare un merito in più, ma per essere pieni dell'amore di Dio, per fare la volontà di Dio, per essere forti di Lui e non di noi. Questa è la conversione. La conversione è andare verso l'amore, non la rinuncia. Io rinuncio perché trovo l'amore. E se trovo l'amore non ho problemi a rinunciare e mi converto, nel senso che vado verso l'amore, vado verso la luce, perché l'ho vista, l'ho trovata, voglio quella lì. Allora certo che mi converto, altrimenti penso, ma io già sto bene, che devo fare di più? Infatti ci convertiamo poco, perché poi tutto sommato, senti, che devo fare? Sì, ma al massimo farò qualche sacrificio in più. Ma il problema nostro, insisto, non è fare dei sacrifici in più, ma essere pieni dell'amore di Dio e riflettere con la nostra vita come possiamo in tutto l'amore di Dio, che quindi è molto diverso da quell'idea di perfezione, ed è qualcosa che quando viviamo siamo veramente contenti, perché la conversione è per la gioia, ed è per la gioia già oggi. Non dice, beh, io faccio, tiro la cinghia, poi spero che mi verrà dato il premio con gli interessi, tipo assicurazione per la vita. Non è l'assicurazione per la vita, è una relazione d'amore, e per
centinaia è molto di più della rassicurazione per la vita, perché è una relazione di amore che vivo già oggi, che capisco già oggi, a volte con più difficoltà. Anche Giuseppe, molte volte Giuseppe è raffigurato nel sonno o è raffigurato pensieroso, perché c'è anche così la fatica, no? Non è mai una, come dire, qualcosa che si afferma in noi facilmente. San Giuseppe ci aiuta a ascoltare e a vivere. Ci aiuta, e questo è il documento di Papa Francesco, ci aiuta a fare di tutte le avversità un sogno che ne rende occasioni di qualcosa di bello. Per questo anche l'anno di San Giuseppe ci aiuta a vivere questa grande avversità, di cui avremo anche tante conseguenze, perché non finisce il giorno in cui diventiamo zona bianca, perché le conseguenze durano nei cuori, nelle relazioni, nella povertà. È chiaro che potremo anche domani essere zona bianca, ma quanto ci impieghiamo a, diciamo così, ricostruire quello che il virus ha spezzato, ha rovinato, no? Nella nostra vita, nelle nostre paure, nelle nostre relazioni, no? Allora, San Giuseppe ci aiuta a fare non soltanto di tutte le avversità, ma anche di questa avversità, occasione di qualcosa di bello. Questa è la conversione. In questo senso è vero che la pandemia ci chiede di convertirci, ma non perché, capito, è il castigo, perché questa è la vita, e nella vita c'è anche il male, lo sappiamo, cioè c'è anche sempre lo scontro con il male. Ce l'eravamo dimenticato, che in molti casi pensavamo qualcosa che si risolve anche all'inizio. Quante volte abbiamo pensato in fondo si risolve facilmente, perché questa è anche un po' la tentazione del male, che ci fa credere che con poco si sconfigge. Ce l'eravamo anche dimenticato che la lotta contro il male ci impegna tutti, e impegna ciascuno e tutti. In questo senso, guardate, è anche una grande analogia per vincere davvero il nemico della vita, che ci richiede tanta solidarietà e tanto impegno personale, no? Tanto coinvolgimento personale. San Giuseppe ci aiuta a fare anche di questa avversità un sogno che la rende occasione di qualcosa di bello. Qui c'è la grande domanda, ma noi impareremo, che sarebbe la domanda, ma noi da questa pandemia ne usciremo migliori o peggiori? Secondo alcuni, è sicuro, i pessimisti, peggiori, perché ancora più induriti, ancora più arrabbiati, ancora più con il senso di esigere qualche cosa che ci è stato tolto, ancora più diffidenti verso gli altri, perché pensiamo, qui non vorrei che poi mi prendo qualcosa, e qualche volta abbiamo anche la tentazione, la paura di pensare sempre che l'incontro può portarmi del male, no? Invece dobbiamo dire che il nostro cambiamento è quello di essere migliori, già nella prova, ma anche perché la prova ci renda più pieni dell'amore di Dio, più riflesso dell'amore di Dio nella nostra vita. Nel Fratelli Tutti si interroga, dice: dimentichiamo velocemente le lezioni della storia, maestra di vita. E questo dobbiamo dire che è vero. Non è una constatazione
pessimista. Quante volte ci ritroviamo a compiere le stesse cose di cui abbiamo visto quanto sono negative. Ma dimentichiamo, e le lezioni della storia, per esempio, dice: passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere in un più febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Voglia il cielo, questo è l'auspicio che davvero facciamo nostro, che alla fine non ci siano più gli altri, ma solo noi, che non sia stato l'ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare, che non ci dimentichiamo degli anziani morti per mancanza di respiratori, in parte come effetto di sistemi sanitari smantellati anno dopo anno o non costruiti, che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e che siamo debitori gli uni degli altri, affinché l'umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato. Allora, lo scopo di questa lettera apostolica e di questo anno di San Giuseppe è proprio quello di accrescere l'amore verso San Giuseppe, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. Quanto abbiamo bisogno di San Giuseppe? In una generazione dove conta quello che si vede, chi si impone, chi strilla, chi stronca l'avversario, chi si fa notare, a cominciare dalla grande navigazione di internet e non in quella, nella relazione tra le persone, la relazione vera tra le persone. In questo tempo, nella Chiesa e nel mondo, abbiamo bisogno di gente che fa quello che dice, che fa e non si accontenta di parlare, che risponde con la vita, che dà sicurezza agli altri, cioè che gli altri possano contare su di te. San Giuseppe è custode, no? Che gli altri possano contare su di te. Che vuol dire essere disponibili, essere attenti, essere fedeli. E gli altri possono contare su di te. Guardate, quando troviamo qualcuno su cui posso contare, sono pochi, troppo pochi. Noi dovremmo poter contare su tutta la comunità dei fratelli e delle sorelle, per esempio. Qualche volta c'era, mi sembra 3-4 anni fa, che il 30% degli italiani non sapeva chi chiedere aiuto in caso di grande necessità. Mi ha molto colpito. Cioè, è una percentuale molto alta. Dice: io ho uno straccio d'amico, casomai chiamo lui. In alcuni casi, su chi possiamo contare? Quante volte credo, no? È capitato anche a tutti quanti noi. Ma quante volte l'abbiamo detto? Ma non me lo potevi dire? Perché non me l'hai chiesto? Sarei venuto. Però ci interroghiamo poco. E perché non ce l'ha chiesto? Tante volte proprio perché non c'è la relazione. Perché non c'è quella fiducia, perché a volte, perché poi uno pensa sempre che disturba, che ne so, no? È curioso, siamo tanto deformati dall'essere autosufficienti che domandare qualcosa agli altri ci sembra proprio
umiliarci, chi non vogliamo pesare, che è giusto che non dobbiamo pesare sugli altri, ma nell'amicizia, se c'ho bisogno, ma certo che devo chiedere, e che tanti non abbiano nessuna, qui tra di noi dovremmo, non so, essere nell'imbarazzo della scelta, perché noi dovremmo poter contare su tutti quanti i fratelli e le sorelle. Qualche volta dobbiamo dire che possiamo contare su pochi, e gli altri dovrebbero poter contare su di noi, sul sentirsi custoditi, un custode, cioè che uno che ti protegge. Ecco, Giuseppe garantisce il futuro. Abbiamo bisogno di gente che dà sicurezza, fedele, perché come Giuseppe garantisce il futuro di Gesù, così anche noi dobbiamo garantirci e rappresentare il vero custode, che è Dio, custodire il presente e con questo preparare il futuro di chi verrà dopo di noi, anche il futuro della fede, facendo la cosa più semplice, vivendola. Mi ero ripreso, non ve lo leggo perché dopo è troppo tardi, in uno dei racconti di Guareschi, che così fa parlare tanto, no? Anche nei nostri dubbi. Allora, Don Camillo è proprio sconfortato. E qualche volta nella prova, nelle prove, siamo sempre anche noi un po' sconfortati. E lui dice, Don Camillo, sì, signore, qui praticamente il cerchio sta per chiudersi, il mondo corre verso la sua autodistruzione. E Don Camillo, il signore, quasi lo prende un po' in giro, no, nel racconto di Guareschi. Don Camillo, ma perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile, la mia missione tra gli uomini sarebbe dunque fallita, perché la malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio. Allora Don Camillo insiste, no? Ma qui non per niente, dice, qui nessuno crede più a niente, la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca, ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano. Se vi ricordate, nel Piccolo Principe andava addirittura dicendo che le cose essenziali sono quelle che non si vedono. Nel discorso che facevamo prima, i santi sono quelli non che si vedono, ma sono quelli che stanno nella seconda fila, no? E l'uomo, dice, continua Don Camillo, si sta autodistruggendo. Un giorno non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le caverne, dice, e questo è molto intelligente, saranno alti grattacieli, pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell'uomo sarà quello del bruto delle caverne. E io lo trovo molto intelligente, nel senso che è così vero, no? Cioè l'uomo che c'ha tutto e poi diventa un bruto, no? Signore, lo chiede, se questo accadrà, cosa possiamo fare noi? Un po' arrabbiato, e il crocifisso sorrise. Ciò che fa il contadino, quando il fiume travolge gli argini, bisogna salvare il seme. E così potremo di nuovo seminare. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume e il seme fruttificherà. L'ho riletta con voi perché penso che Gesù sorride anche un po' di quando qualche volta non ci preoccupiamo per niente e dovremmo forse qualche volta dire che ci siamo abituati all'essere bruti con i grattacieli, con tutti i comfort, diciamo così, ma un po' bruti, no? Che perdiamo l'essenziale. Altre volte sentiamo anche l'angustia, no? Ma come sarà? Che cosa saremo? Che cosa accadrà?
quando ci sembra che in fondo finisce tutto il mondo, tante no, conserviamo il seme, e il seme è la nostra vita, e quindi anche è sapere che sarà un'opportunità in più. Potremmo dire che dopo la pandemia ci sarà tanta terra ancora più fertile da per poter seminare il seme del Vangelo, con la fiducia essenziale di San Giuseppe, che ascolta e mette in pratica, che sogna e poi affronta la realtà. Ecco, davanti all'esempio di tanti santi e di tante sante, Sant'Agostino si chiese: ciò che questi e queste hanno potuto fare, tu non lo potrai? E così approdò alla conversione, esclamando: tardi tuo amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, cioè lo posso fare anch'io. Adesso capisco, ed è sempre un problema di amore. La grazia che domandiamo a San Giuseppe è la grazia delle grazie, cioè la nostra conversione. E qui torniamo al discorso che facevo prima. Ma io, cercheremo subito l'elenco dei nostri meriti, oppure come dire, ma perché mi devo prendere la medicina? Ma insisto, la conversione non è una medicina, anzi, potremmo dire, è liberarci da tante medicine. Perché, diciamo così, quando sentiamo, scopriamo, riscopriamo, e l'amore non lo smettiamo di riscoprirlo, e ogni volta è sempre qualcosa di nuovo, per questo ci dobbiamo convertire sempre, e non smettiamo, perché nell'amore c'è sempre qualcosa di più grande, no? Questo ci libera da tante medicine, guardate, da tante medicine che non ci soddisfano mai, che non ci guariscono mai, perché la vera grande medicina che guarisce il nostro cuore è essere pieni dell'amore di Dio. Io non credo, sarebbe sbagliato, ma certamente se tutti noi e se le persone intorno a noi sentissero l'amore del Signore nel proprio cuore, smetterebbero tanti medicinali, anche in senso tecnico, per cercare di star bene, e soprattutto i tanti medicinali del benessere, capito? I tanti modi per cercare di star bene, perché ho trovato quello che cercavo, sarebbe come nella storia della Samaritana, smetteremmo di cercare sempre l'acqua, perché abbiamo trovato l'acqua che ci toglie la sete, ed è l'amore di Dio, la fiducia in Lui, essere Suoi. Allora, noi viviamo davvero in un momento, ha fatto un segnale, non so se qualcuno l'ha visto, sarebbe di bocca punta. No, perché voi pensate che comanda il Vescovo, no, comanda Don Sebastiano, in genere, esatto, io vado dietro, nel senso, anche stretto nel termine. Comunque noi viviamo davvero in un momento complicato, difficile, forse dovremmo dire che ci ha buttato nella storia, con le sue correnti profonde che ci trascinano dove noi non vorremmo, e abbiamo scoperto che non siamo noi a decidere, tanto da credere di poter rimandare sempre, di permetterci di sciupare tante opportunità. C'è un nemico da combattere, un Erode con cui fare i conti, ci sono delle vite che sono affidate a noi, che dobbiamo custodire. E dobbiamo, credo, una delle grandi lezioni della pandemia, che dobbiamo davvero essere custodi gli uni degli altri. Finisco con due cose. Oggi, 8 anni fa, iniziava il suo ministero, il suo servizio come vescovo di Roma, e quindi come
Papa della Chiesa Universale, Vicario di Cristo, iniziava Papa Francesco. E sono andato a riprendere, perché non so se fu per scelta, che cominciò proprio il 19 marzo e si affidò proprio alla intercessione di San Giuseppe e chiese di essere custode e di imparare ognuno di essere custode di Maria e di Gesù, e disse: come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Noi molte volte vogliamo prima capire tutto e già sbagliamo. Poi spesso, dopo che abbiamo capito tutto, non lo facciamo. La fede è mettere in pratica, anche quando ci sembra inutile. Il seme deve cadere in terra per dar frutto, ma se non cade in terra non dà frutto. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù e della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio. Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni sagge. La vocazione del custodire riguarda tutti. Dobbiamo custodire l'intero creato, come ci ha mostrato San Francesco, avere rispetto per ogni creatura e per l'ambiente. È custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Per custodire dobbiamo avere cura di noi stessi. Anche questo a me sembra davvero tanto importante. Per custodire dobbiamo custodirci. E in realtà, come San Giuseppe, che è custode perché si fa custodire da Dio. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire anche vigilare sui nostri sentimenti, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Ecco, dovremo continuare. Forse l'ultima cosa che dovevo dire, ma che è tra le tante. Io vi consiglio di leggere la lettera di Papa Francesco su San Giuseppe. È molto chiara, piena di contenuto e anche veramente ci aiuta nella riflessione. Non è lunga, non perché penso che se serve bisogna leggere anche le cose lunghe, ovviamente, ma che si legge anche davvero nel pomeriggio e si medita, a mio parere, nel senso che proprio è una bella meditazione per tutti in questo anno di San Giuseppe, in questo momento qui, in cui, se vi ricordate che Dio lo chiese a uno, e quello di dove è tuo fratello? E quello lì, che non so se vi ricordate, ma si chiamava Caino, disse: ma sono forse io il custode di mio fratello? Ecco. Direi che San Giuseppe ci insegna a fare esattamente il contrario, a dire: sono io il custode di mio fratello. È come quando se uno dovrebbe stare vicino a delle persone che sono sole, io sono il custode loro, io sono il suo custode.
sta con me, lo difendo io, lo aiuto io. Quando sono venuto qui per la visita pastorale e ho visto quante cose fate con la Caritas, no? Bellissime. E c'era tanta gente che si sentiva custodita. Guardate, ed è un problema materiale, non c'è dubbio, cioè io so, ho un posto dove poter andare a sbattere la testa, perché in tanti casi non so dove sbattere la testa. Ci sono tante persone sole che non sanno dove sbattere la testa. Ma guardate, non è mai soltanto un problema materiale. E per certi versi il centro di ascolto o il centro di accoglienza, il centro di distribuzione, è un po', dobbiamo essere ognuno di noi. Ognuno di noi è custode, qualcuno possa dire io ho lui o lei che mi custodisce, che pensa a me, anche in termini spirituali. Quindi guardate, quante volte sapere che qualcuno prega per noi ci dà sicurezza. Guarda, prego, io ho pregato per te, a me dà una grande sicurezza, lo dico, lo sento con un grande debito, no? Qualche volta ci sono delle persone che dicono guarda, io prego tutte le sere per te, a me questo dà una grande sicurezza, nel senso di sapere di un'intercessione che mi accompagna, che mi protegge, che mi aiuta, no? Ecco, questo tra di noi e verso le persone che si sentono e che sono più sole, dovremmo tutte sapere che qualcuno di noi, guarda, io mi ricordo di te anche nella preghiera. Poi se io mi ricordo la preghiera ma non vado a trovarlo, non va bene. Dice, guarda, io mi sono ricordato di te, sì, ma io non c'ho da mangiare, ah, però ho pregato per te. No, quello non va bene, no? Ma sapere, c'è anche tanta domanda spirituale. E per esempio, anche in questo, nella pandemia, purtroppo, moltissimi vivono la condizione di malattia della solitudine. E tanti, e guardate, non solo i credenti, ma anche tanti, poi davvero ci pensa il Signore a capire, a sapere che cosa c'ha nel cuore degli uomini, no? Ma quanto sono contenti, quanto sono rassicurati se sanno che qualcuno prega per loro, che qualcuno lo custodisce. E che, io forse l'ho raccontato, c'era una signora che siamo appunto, lei dice, se voi ci parlate lei direbbe no, io non ci credo, no? Poi ogni tanto, se c'è qualcosa di molto importante, mi chiama e la conversazione è sempre così. Senti, mi pensi? Cioè, lei non dice, preghi per me. Dice, non è che mi penseresti oggi? Allora dico, scusa, in che senso? Ma tu hai capito, cioè, sarebbe. Però non dice, preghi per me, perché non c'è un tu, perché, diciamo appunto, non ci crede, no? Però poi vuole che preghiamo per lei. Ecco, credo che anche questo è un modo per essere davvero custodi gli uni degli altri. Bene, credo che terminiamo, perché dobbiamo terminare con l'invocazione a San Giuseppe. In questo tempo di pandemia, nella preghiera, nella nostra vita, davvero scegliamo di essere come San Giuseppe, custodi gli uni degli altri, custodi di questo mondo che il Signore ci ha affidato, custodi di tutti, anche di quelli che custodire vorremmo licenziare rapidamente. E custodi vuol dire sapere che vogliamo, dobbiamo e possiamo voler bene anche a quelli che, anche ai nostri nemici. Curiosamente dobbiamo imparare a essere custodi anche di loro. In questa pandemia nella quale tutti abbiamo sentito tanta fatica, tanta vulnerabilità, tanta incertezza, tanta paura, che
possiamo riflettere l'amore di Dio che non abbandona mai nessuno, che custodisce la nostra vita, tanto che conta perfino i capelli del nostro capo, che non lascia mai soli, che anzi si mostra ancora più vicino nella difficoltà, che tanti possano trovare anche in ognuno di noi dei custodi, beh, questo è proprio quello che dice di San Giuseppe, cioè fare dell'avversità un motivo di bene. Ecco, allora terminiamo e recitiamo. Voi ce l'avete, sì? No. È in fondo. Allora la leggo io. È proprio l'invocazione a San Giuseppe in questo tempo di pandemia. E vorremmo appunto che oggi e poi nei giorni prossimi ci faccia pregare per la fine della pandemia, per coloro che sono colpiti. Come ha detto un medico, quando uno è malato, tutta la famiglia è malata, ma non soltanto per il contagio, perché fa sua vivere la malattia anche di chi è del proprio caro. La condivisione è questa, l'amore, la compassione è questa qui. Quindi è chiaro che se uno è malato, in realtà siamo tutti malati con lui. Ecco, per questa invocazione a San Giuseppe. San Giuseppe, padre obbediente a Dio e uomo dell'ascolto, anche tu sei beato perché hai creduto all'adempimento della parola. Il tuo sì a Dio ti ha reso padre amato dall'amore eterno. Con te, sull'antico tronco di Jesse, rifiorisce di nuovo la vita, con i suoi sogni più belli, di speranza, di gioia, per una famiglia, i figli, la storia, il mondo intero. Viviamo giorni difficili, nei quali tocchiamo con mano la nostra fragilità. Tanta sofferenza e tanti morti ci buttano nella tristezza, diffusa su un orizzonte oscuro e pieno di incertezza e paura. San Giuseppe, padre obbediente a Dio e custode di Gesù e Maria, sii a fianco dei morenti, riempi la loro solitudine della tua silenziosa fiducia, consola i loro cari costretti a distanza. L'amore non muore e la nostra speranza è forte della vita senza fine che il tuo Gesù ci ha donato. San Giuseppe, padre obbediente a Dio e premuroso, certamente hai dovuto consolare e rialzare il piccolo Gesù dalle sue cadute infantili. Lui ha voluto raccogliere nella sua umanità la nostra. Siamo noi, la piccola umanità ferita, che cerca consolazione in te. Tu con prudenza hai difeso la vita a te affidata. Anche noi siamo amministratori che hanno ricevuto la vita per farla fruttare nel bene, sapendo che diventa nostra se la regaliamo, amando Dio e il prossimo. Aiuta tutti con il tuo esempio a essere custodi amabili, amabili e attenti gli uni degli altri, figli di Dio che ama e protegge ogni persona, fragile com'è. San Giuseppe, padre obbediente e pieno di fortezza e temperanza, aiutaci perché l'immenso dolore di questo tempo non sia inutile e ci insegni a essere migliori per combattere insieme ogni male che distrugge la fragile bellezza di ogni persona. Aiutaci ad avere un rapporto più sano con noi stessi e con il prossimo, più giusto nei rapporti e nell'uso dei beni, più responsabile del mondo
casa comune per tutti i figli di Dio. San Giuseppe, Padre Beato, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendi tutti da ogni male. E così sia. E la benedizione con l'intercessione di San Giuseppe, custode, ci accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie della pazienza e onoriamo San Giuseppe nel suo santuario di Bologna con essere tanto custodi gli uni degli altri e nel vivere questo tempo così difficile con la forza e la fiducia di San Giuseppe. Grazie e buon San Giuseppe.